rafforzando quindi e non indebolendo ciò che i governi sono chiamati a fare sullo scenario internazionale. Vi ringrazio. Grazie, senatore Mauro. È iscritto a parlare il senatore Vacciano. Grazie, signor Presidente. Signori senatori, l'abbiamo ascoltata con attenzione, Presidente Monti, senza preconcetti né pregiudizi. Abbiamo ascoltato le sue spiegazioni e le argomentazioni, ma non siamo soddisfatti. Vogliamo capire, e capire bene, in modo semplice ed esauriente. In questa vicenda confluiscono interessi, diritti e responsabilità ben più estese della personale odissea dei due fucilieri e dei loro familiari. Interessi, diritti e responsabilità che risalgono al capitano della nave, agli armatori privati, ai rappresentanti diplomatici, ai membri del governo italiano e dell'India. È investita di responsabilità la NATO con il suo programma di protezione delle navi mercantili Ocean Shield, a cui l'Italia ha aderito. Poi ancora l'Unione Europea con l'analogo programma Atalanta, al quale ancora l'Italia ha aderito. E infine, non dimentichiamolo, ci sono due morti e un'opinione pubblica delle due nazioni e dell'intera comunità internazionale che attendono verità. Quella verità negata agli italiani, spesso dai propri stessi governanti, con scandalosa ripetitività nel corso dei decenni. Questa dei nostri due fucilieri di Marina è una vicenda oscura, nebulosa, confusa e certamente infelice. Nel merito è difficile, o meglio impossibile per ora valutare. Troppe vaghezze sulla vicenda in oggetto ci impongono di sospendere il giudizio di merito. Non vi stiamo chiedendo un favore. La trasparenza è un vostro dovere. In questa vicenda è assurdo che l'opinione pubblica non sappia ancora se a bordo della stessa nave vi fossero solo i due fucilieri della Marina, la Torre e Girone, o se invece la scorta fosse composta anche da altri uomini. In tale eventualità vogliamo sapere chi fosse il comandante responsabile di questo reparto e cosa abbia fatto per tutelare i suoi sottoposti. Quali sono i regolamenti sull'utilizzo di militari italiani e di professionisti, i cosiddetti contractors, su navi private nell'ambito dei programmi NATO UE già citati? Quali sono le disposizioni di ingaggio consegnate ai militari a bordo? Quale sia stata l'autorità nazionale che, consultandosi con gli armatori della Lexi, ha consentito l'inversione di rotta della nave come intimato dalle autorità indiane, inversione effettuata dopo alcune ore dall'incidente? Chi ha ordinato, nome e grado dell'autorità militare, ai nostri due fucilieri di Marina di scendere a terra e consegnarsi di fatto alle autorità indiane dello Stato del Kerala? Pretendiamo di sapere se l'accordo con l'India, ratificato a ottobre 2012, e riferito al trasferimento delle persone condannate, è stato ratificato anche dall'India. Esigiamo di sapere perché un governo in carica solo per l'ordinaria amministrazione ha deciso di prendere la decisione di annunciare il mancato rientro in India dei nostri due militari. Riteniamo che per questa decisione avreste dovuto sentire il Parlamento, non solo il CISR. Ciò non è avvenuto ed è grave. Su quanto detto finora spetta a voi fare chiarezza, mentre è comunque già palese l'approssimazione, la contraddizione, l'inadeguatezza di un governo che più volte si è preso il merito di innalzare il prestigio e la credibilità del Paese e oggi invece lo precipita nel ridicolo. Il modo in cui è stata gestita la vicenda ci impone le seguenti riflessioni. Non è stata coinvolta adeguatamente l'Unione Europea, che pure è parte della disputa. Lei, Presidente Monti, appare molto sensibile ai vincoli economici e finanziari che ci legano all'Europa. Ma su questa vicenda il nostro Ministro non è riuscito ad arrivare a un fronte comune europeo ed è sembrato che abbia proceduto in modo improvvisato e confuso. È tuttora attivo presso il Ministero degli Affari Esteri un servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati. È possibile sapere come ha lavorato in quest'anno? Come si è attivato in questa vicenda? Il nostro ambasciatore, che aveva garantito sul permesso elettorale, è stato esposto a una ritrazione da parte delle autorità indiane senza un'adeguata tutela. Questa violazione, di per sé gravissima, del diritto internazionale non lascia il governo italiano esente da responsabilità sul piano della reciproca correttezza fra nazioni.
L'assicurazione dell'esclusione della pena di morte viene ora avanzata quale presunto successo di mediazione, quando è evidente che questo rischio non sussisteva. L'Italia è sempre stata lodevolmente attiva nel propugnare a livello internazionale l'abolizione della pena di morte. Perché la questione non è stata posta con forza, immediatamente, quando avrebbe avuto ben altro rilievo per riproporre il tema dei diritti umani? Oggi invece il governo pone tardivamente all'India quella che diventa a questo punto una richiesta di elemosina. La condotta ondivaga della Farnesina già ha dato adito ad ipotesi su retroscena imbarazzanti collegati alla commessa degli elicotteri Augusta Westland, gruppo Finmeccanica. A questo punto ci preme condividere con lei e con i colleghi lo sconcerto per le dimissioni del ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata, avvenuto in modo irrituale. Sconcerto sicuramente accresciuto dalla sostanziale inutilità delle dimissioni da ministro di un governo già dimissionario. Ci preme però maggiormente valutare le conseguenze che tali dimissioni potranno avere sulle sorti di due fucilieri La Torre e Girone, attualmente in India, ove si sono recentemente recati ottemperando agli ordini ricevuti e dimostrando così un grande senso di responsabilità a cui plaudiamo, dimostrando un senso dello Stato che a molti invece difetta. È noto che il rientro in India dei nostri militari, dopo aver minacciato pubblicamente che non sarebbe avvenuto, è stato salutato dalle autorità indiane come il trionfo della loro linea dura nei confronti dell'Italia. Ora queste dimissioni possono essere lette come una conferma dell'efficacia di tale linea dura e così indurre l'India ad atteggiamenti ulteriormente intransigenti in questa vicenda. Ne farebbero le spese i nostri marinai. Ricordiamo come lei, Presidente del Consiglio, salito in politica, abbia speso mediaticamente la vicenda in piena campagna elettorale. Ora che invece ha fatto scendere politicamente il buon nome della nazione, che senso di responsabilità e pudore sente di dimostrare? La responsabilità di tutto questo ricadrebbero su di lei e sul suo governo. Ci auguriamo che ne sia consapevole e ne tragga le dovute conseguenze. Ribadiamo in conclusione la nostra richiesta di una maggiore trasparenza sull'intera vicenda, di condivisione con il Parlamento dei passi futuri si ritornesse di voler intraprendere e di attenersi scrupolosamente all'ordinaria amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Schifani. Grazie, signor Presidente. Mi consente innanzitutto, a titolo personale, ma anche a nome dei senatori del gruppo che mi onoro di presiedere, di mandare un simbolico ma sincero abbraccio ai nostri militari Girone e La Torre e ai loro familiari in questo momento difficile. Un apprezzamento anche a tutte le nostre forze armate che presidiano la libertà non soltanto nel nostro paese ma anche all'estero ed anche alla nostra diplomazia della quale siamo fieri e che svolge un continuo, incessante e silenzioso lavoro per tutelare i nostri interessi. Signor Presidente del Consiglio, il suo governo era nato all'indomani del passo indietro di chi aveva vinto le elezioni del 2008. Un passo indietro di grande responsabilità dinanzi all'esigenza di un avvento di un Presidente del Consiglio, un governo tecnico che avrebbe dovuto, si diceva, tutelare, salvaguardare il nostro prestigio internazionale e salvaguardare i nostri conti. Io credo, signor Presidente, che questi due compiti siano stati ampiamente falliti. Sono falliti perché i conti pubblici parlano chiari. Il nostro debito pubblico è aumentato da 1.900 miliardi a 2 miliardi, la fiducia dei consumatori diminuisce, la disoccupazione è aumentata di 2 punti e la pressione fiscale è aumentata al 44%, 1,8 punti in più rispetto al 2012. Per non parlare di quello sul quale mi concentrerò, perché vede, signor Presidente, io non entrerò nelle polemiche relative alla dimissione del ministro Terzi. Il ministro Terzi ha avuto il coraggio di manifestare la sua idea, la sua posizione, lo ha fatto in Parlamento, poteva farlo altrove, ma ha avuto il rispetto di questo Parlamento che gli aveva dato la fiducia, quindi penso che tutto sommato abbia voluto con la sua manifestazione di volontà dare un segnale di rispetto a questo Parlamento. Non entrerò su queste polemiche. Parlerò soltanto invece di quella che è stata
l'anomalia di un governo che da un lato aveva a cuore la tutela del nostro prestigio internazionale, dall'altro lato ha agito in maniera, mi si consente, in maniera schizofrenica sulla vicenda dei Marò. Una vicenda legata ad una legge che effettivamente, seppur di iniziativa parlamentare, ha bisogno di essere migliorata, vi sono dei vuoti. Occorre capire il momento in cui i nostri militari che tutelano le nostre navi in ogni parte del mondo, i nostri militari attivano le regole d'ingaggio, in quel momento chi deve presidiare il governo della nave? Deve essere l'armatore o deve essere il ministero? Perché non vi è dubbio che il momento in cui i nostri militari si attivano nelle regole d'ingaggio devono rispondere ad una catena di comando non privata o privatistica come è successo nella vicenda dei Marò, sulla quale vicenda su quale vi sono notevolissimi punti oscuri. Non si è capito ancora, signor Presidente del Consiglio, come mai questa nave sia entrata nelle acque indiane, perché era in acque internazionali, si sia consegnata alle autorità e abbia consegnato i nostri militari. Ancora vogliamo capire. Occorrerà, al di là delle polemiche, intervenire come legislatori, è nostro dovere in quest'Aula porci questo quesito, per chiarire meglio, attraverso una modifica della legge, effettivamente come vengono presidiate le responsabilità in capo a chi, il momento in cui i nostri militari vengono ingaggiati in regole di contrasto alla criminalità. E nello stesso tempo occorre prendere atto, signor Presidente, che l'atteggiamento del Governo è stato, su questa vicenda, lo ripeto, schizofrenico. Da un lato il governo assume una posizione di apparente responsabilità, affida alla diplomazia la gestione della vicenda, accetta le regole giudiziarie del governo indiano, seppur contestando nella logica della dialettica della correttezza, ma si muove in una logica di ortodossia, di coerenza e di correttezza e compostezza, seppur denunziando nelle dovute sedi anche internazionali l'anomalia di quello che stava succedendo. Ci siamo mossi nella logica di quello che è stato sempre il nostro prestigio, la nostra coerenza, la nostra affidabilità internazionale. Bene, il frutto anche di quella posizione è stato, per esempio, voglio ricordare a noi stessi, come i nostri militari abbiano potuto trascorrere le vacanze di Natale nel nostro Paese. Questa è stata una grande soddisfazione per tutti noi italiani, ma per tutti noi appartenenti al Parlamento, per tutte le istituzioni. Veniva riconosciuta fiducia ai nostri militari, veniva riconosciuta fiducia alla parola del nostro Paese. L'India si fidava della parola del nostro governo e affidava i nostri militari in stato di detenzione alla propria terra, al proprio Paese, per poter trascorrere le loro festività. Bene, questo era il coronamento di una strategia. Abbiamo accolto questi militari, non in toni trionfali, perché sapevamo che comunque erano sottoposti a un processo e volevamo evitare che i toni trionfali di eventuale accoglienza potessero irritare quelle autorità giudiziarie che avrebbero dovuto processarli e che li processeranno. Il sottoscritto casualmente ha incontrato a Ciampino quei militari perché ha voluto evitare, come altri, il mio collega anche Presidente della Camera, ha voluto evitare appunto forme corali di accoglienza in una logica di rispetto e di rigore della vicenda che andava gestita con estrema prudenza e delicatezza. E ci siamo mossi tutti in piena sintonia su questo modo di operare e su questo modo di agire. E dopo non ci siamo chiesti e continuiamo a chiederci che cosa succede? Un nuovo permesso viene rilasciato per consentire ai nostri militari di venire a votare, a esercitare il loro diritto di voto. Ma anche questo permesso non è altro che il corollario di una posizione che aveva assunto il nostro governo e la nostra diplomazia. Si era mossa, ripeto, in uno scenario dove da un lato venivano poste le eccezioni giuridiche in maniera corretta sulla competenza, sulla giurisdizione di chi doveva svolgere quel mandato giudiziario, noi ci siamo mossi in una logica di contestazione che la giurisdizione dovesse essere del governo indiano, ma lo abbiamo fatto, ripeto, sempre nel rispetto delle regole. Avevamo acquisito una fiducia che era il nostro ed è il nostro patrimonio internazionale dell'affidabilità in tutte le parti del mondo. Succede uno scenario, si verifica un episodio che ha colpito tutti. Lei, signor Presidente del Consiglio, credo, senza consultare le altre forze politiche, decide unilateralmente di non restituire i nostri militari violando un patto realizzato e siglato nei confronti del governo indiano e della magistratura indiana. Tutto questo avviene inaspettatamente,
creando sconforto e preoccupazione in alcuni di noi. Da un lato è scattato il nostro orgoglio nazionale da parte di molti soggetti, quali hanno visto un sussulto di orgoglio da parte della nostra, delle nostre istituzioni. Dall'altro lato però questo orgoglio, questo sussulto è stato schiacciato nel giro di pochi giorni quando inaspettatamente, ed ecco perché dico schizofrenicamente, questo governo, senza nuovamente consultare le forze politiche, ha deciso di tornare indietro sui propri passi e chiedere ai nostri valorosi soldati di tornare in India e sottoporsi al processo giudiziario. Allora io mi chiedo, continuo a chiedere, signor Presidente del Consiglio, come può succedere un fatto del genere? Come possono verificarsi episodi di governo che mettono a repentaglio la nostra credibilità internazionale? Una credibilità della quale, signor Presidente del Consiglio, lei in quest'Aula recentemente ha parlato, cito le sue parole, credibilità che un Paese si guadagna con la sua azione. Signor Presidente, io non credo che la sua azione, l'azione del suo governo, abbia contribuito all'acquisizione di una credibilità del nostro Paese. Il nostro Paese ha perso molto in credibilità a causa di questa vicenda. Ma sono fiducioso di un fatto, che noi questa credibilità che abbiamo perso a causa della vicenda Marò la recupereremo presto. Ma la recupereremo, sa perché? Attraverso l'impegno continuo e quotidiano di quei ragazzi e quelle ragazze che rischiano la vita in varie parti del mondo, in Afghanistan, in Libano, che quotidianamente io ho avuto l'onore di poter stare con loro la vigilia di Natale, e lo fanno perché credono nella libertà, credono nei nostri valori, credono nello Stato, credono nella nostra nazione, e lo fanno perché sono uomini e donne forti, perché appartengono a un paese forte, e loro saranno la forza che consentirà a noi di poter recuperare quello che abbiamo perso, unitamente al ricordo di 90 eroi che abbiamo perso per portare la pace nel mondo, 90 caduti in varie parti del mondo, 52 soltanto in Afghanistan, che piangiamo assieme alla compostezza del dolore delle loro famiglie. Questa è la nostra forza e questo ci consentirà di recuperare la nostra credibilità. Una credibilità messa a repentaglio, una credibilità che recupereremo, anche perché, consentitemi e concludo, credo che sia giunto in tempo anche per il nostro Paese, per le difficoltà economiche che attraversa, a che la politica si riappropri del governo del Paese. È giunto il momento in cui si torni alla politica. Possibilmente quello che mi auspico, sotto la guida illuminata e saggia del nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, una politica che riesca a dare al nostro Paese una guida stabile, una guida responsabile, una guida coesa, che sia il frutto del sacrificio di varie forze politiche e che obbedisca ad un voto di fiducia, non frutto di alchimie di senatori che entrano ed escono dall'Aula per far nascere qualcosa, ma di una responsabilità che veda effettivamente il coraggio delle istituzioni, ma il coraggio dei parlamentari e di chi li guida e dei segretari politici, per fare in modo che il nostro Paese assolva ad un compito, quello di crescere, quello di sviluppare, quello di dare sicurezza e lavoro ai nostri figli. Grazie. Grazie senatore Schifani. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Grazie signor Presidente, e grazie al Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua informativa puntuale e molto dettagliata. Io svolgerò soltanto qualche considerazione politica, signor Presidente, lasciando perdette le questioni che riguardano i fatti, e comincio col dire che in una fase così difficile e pericolosa per il nostro Paese proprio non si sentiva la mancanza di un dibattito parlamentare su questa incerta gestione della vicenda dei nostri Marò e tantomeno sulle dimissioni del Ministro degli Esteri Giulio Terzi. Tutto nasce dalla tragica uccisione di due pescatori indiani scambiati per pirati, avvenute in acque internazionali, ed una normativa sulla protezione delle nostre navi commerciali che oggi dobbiamo giudicare quantomeno imprudente. Francamente non so se e quanto il ministro Terzi
abbia pienamente valutato gli effetti delle sue improvvise dimissioni, che hanno avuto sul prestigio internazionale di un governo di cui fino a un attimo prima aveva condiviso ogni iniziativa. Né mi sembra si sia molto preoccupato della serenità dei numerosi militari italiani tuttora impegnati in delicate e rischiose missioni all'estero, che noi oggi, anche noi oggi, ringraziamo con affetto e con riconoscenza. I nostri soldati chiedono ai governanti del loro paese di collaborare tra loro, di muoversi insieme e di non cedere ai personalismi e ai distinguo propagandistici. Non credo che il presidente Monti, la cui principale preoccupazione in questi 18 mesi di governo è stata quella di restituire all'Italia dignità e credibilità internazionale, meritasse tanto dal suo ministro degli esteri. Io ho molto apprezzato la linea collegiale con cui Monti ha guidato il suo governo ed anche la sua collaborazione col Parlamento, che è stata, molto diversamente da quanto ha sostenuto poco fa il senatore Compagna, una collaborazione assidua. Ma la collegialità che il presidente Monti ha impresso al suo governo, tersi, dimettendosi senza nemmeno averlo informato, evidentemente e platealmente rifiutato. Il presidente Napolitano ha definito irrituali le dimissioni di Terzi, ma oggi noi in Parlamento abbiamo il dovere di valutarle politicamente. Sono un atto che ha la veste formale delle dimissioni, ma che con fondati argomenti può essere considerata una fuga dalle responsabilità in un momento difficile, ovvero un grave errore di valutazione e financo oggettivamente una bassa operazione di parte. Ed oggi l'intervento alla Camera dell'onorevole Brunetta ed anche il dibattito del Senato segnano una manovra politica a tenaglia di cui Terzi si è fatto strumento. L'ambasciatore Terzi ha motivato le sue dimissioni con la necessità di salvaguardare, cito, l'onorabilità del suo paese, delle forze armate e della diplomazia italiana. Mi sembra che abbia ottenuto l'effetto esattamente opposto. E questa mattina molti media hanno giudicato le sue sconcertanti motivazioni frutto di improprie motivazioni politiche. E non giova certamente all'ambasciatore Terzi che oggi un molto autorevole quotidiano che si riferisce al centrodestra gli abbia severamente attribuito la volontà, cito, di scaricare la colpa sui suoi colleghi per farsi bello con il Popolo della Libertà. Queste valutazioni della libera stampa non vanno sottovalutate, perché chi assume rilevanti responsabilità di governo ha il dovere di non mettersi in situazioni che possono essere così severamente interpretate e giudicate. Terzi non avrebbe mai dovuto dimenticare di essere stato chiamato ad un così alto incarico solo ed esclusivamente perché proveniente dalla carriera diplomatica, da sempre così densa di servitori dello Stato di altissimo livello e mai da politicanti. I diplomatici italiani sanno bene che nelle relazioni internazionali c'è bisogno di buona e discreta diplomazia, non di gesti teatrali di nessuna nobiltà. Mettendo insieme la sequenza dei fatti che hanno contraddistinto la vicenda della quale poco fa ha così dettagliatamente riferito il presidente Monti, dobbiamo registrare una catena grave di errori che ha avuto inizio con l'uccisione di due pescatori inermi, ha proseguito con un ingiustificato abbandono delle acque internazionali da parte della petroliera Enrica Lexi e che ha raggiunto su Acme quando abbiamo mancato di tener fede alla parola data all'India dal nostro paese. È stata questa una decisione sbagliata. L'interesse dell'Italia, e sottolineo soprattutto quello rilevantissimo di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, avrebbero dovuto suggerire di insistere sul nostro buon diritto di vederli giudicati in base ad una rigorosa applicazione della legge del mare e del diritto internazionale, anche coltivando le nostre tradizionali buone relazioni con l'India. Purtroppo,
Il principio del pacta sunt servanda, che sta alla base della nostra credibilità internazionale, non è stato rispettato. Ma signor Presidente del Consiglio, c'è una considerazione di fondo che noi dobbiamo onestamente desumere da questa catena di errori. La crisi del nostro Paese, lei credo lo sappia bene, è più grave di quel che dicono i numeri, perché non è solo una crisi economica e finanziaria, una crisi sociale, industriale del sistema politico, è anche crisi dello Stato in tutte le sue articolazioni, di molte delle sue strutture operative e della sua classe dirigente. Da qui deve partire l'opera di ricostruzione che ci attende. Ed è per questo che noi tutti siamo stati eletti in Parlamento. Siamo stati eletti per restituire allo Stato italiano quell'autorevolezza e quella dignità senza le quali le nazioni sono destinate a sfarinarsi. E aggiungo una considerazione su uno specifico vizio nazionale che ha inciso su questa vicenda. La legge 130 del 2011, che è stata già ampiamente citata, ha disciplinato il sistema di difesa del nostro naviglio commerciale dalla pirateria che infesta le conosciute rotte del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano. Quella legge prevedeva la presenza a bordo delle nostre navi di gente, di guardie armate private o di personale militare, ma per la sua operatività servivano due decreti attuativi, uno quello per l'impiego dei militari ed un altro sull'impiego delle guardie civili. Purtroppo il primo è stato emanato, il secondo è stato firmato ma non è stato emanato, con la conseguenza che il nostro naviglio commerciale non ha la scelta tra l'utilizzo delle guardie armate private o di personale militare. Questo io lo considero grave, perché i rischi per il nostro Paese di un'esposizione diretta delle nostre forze armate in queste situazioni sono maggiori. Troppe volte, lo ha ricordato in altri termini, ma molto puntualmente il senatore De Cristofaro poco fa, a proposito delle regole d'ingaggio, anche col suo governo, Presidente Monti, a provvedimenti legislativi opportuni e necessari non è seguita la tempestiva emanazione dei conseguenti decreti attuativi, senza i quali, lo insegna anche questo caso, quello di cui stiamo parlando, ogni legge può perdere efficacia. Concludo, Presidente. Le dimissioni irrituali e prive di qualsiasi prudenza politico-diplomatica del ministro Terzi, assieme ad un'analisi obiettiva di tutta la vicenda, rendono evidente che l'Italia ha urgente bisogno di un governo. Ha bisogno di un governo politico, in grado di affrontare le questioni più urgenti che ci premono addosso, di un governo che mostri alla comunità internazionale che il nostro Paese sta uscendo democraticamente dalla gravissima crisi che lo attanaglia da troppo tempo. I risultati di una legge elettorale che tutti noi oggi in quest'Aula indistintamente ripudiamo fanno sì che la responsabilità di far nascere o di impedire la nascita di un nuovo governo ricada tutta sulle spalle di noi senatori. Grazie. Grazie, senatore. Ha chiesto la parola per un breve intervento la senatrice Bertuzzi. Prego. Grazie, Presidente. Ho chiesto di poter intervenire in fine seduta per esprimere la solidarietà del gruppo del Partito Democratico nei confronti di Patrizia Moretti, del sindaco di Ferrara e della città di Ferrara, per ciò che io credo che l'applauso spontaneo di tutti i senatori dell'Aula e del Governo che ha voluto manifestare alzandosi in piedi
la condivisione del sentimento che stiamo provando in questa giornata, che continua a tenere aperta una ferita in una città che si vuole pacificare con se stessa. La manifestazione fatta dal sindacato COISP di solidarietà ai colleghi che sono stati condannati dalla giustizia per il reato che hanno commesso, nella scelta di farlo proprio sotto le finestre dell'ufficio in cui lavora la madre, credo che non possa trovare parole capaci di esprimere il dolore di ogni madre, di ogni genitore che sta in quest'aula e di ogni uomo e donna di Stato. Quindi io credo che le parole espresse da Patrizia riassumano il nostro sentimento proprio. Non ci sono parole, ha detto, di fronte ai manifestanti. A questo aggiungo anche l'intervento del sindaco che si è avvicinato ai manifestanti ed è stato praticamente allontanato dal segretario di quel sindacato. Beh, io credo che anche da quest'aula debba arrivare un segno di solidarietà proprio in un tempo in cui stiamo cercando faticosamente tutti quanti di ricostruire quel rapporto diretto di difesa della giustizia e soprattutto di vicinanza ai nostri cittadini. E io credo che sia molto importante che anche da quest'aula esca la solidarietà e la vicinanza a questa madre, agli amministratori di quella città e alla città di Ferrara. Grazie. Grazie, senatrice. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni pubblicate nell'allegato B del resoconto della seduta di oggi. Chi ha chiesto l'intervento? Senatrice Bonfrisco, prego. Presidente, ho chiesto la parola mentre lei stava già per leggere la sua comunicazione, le chiedo scusa, ma volevo unirmi a nome del Popolo della Libertà alle parole di particolare vicinanza espresse dalla senatrice Bertuzzi alla famiglia del giovane e a rammentare come nella civiltà delle istituzioni sta scritto il nostro DNA. In questo caso le istituzioni o i rappresentanti, magari anche solo sindacali, degli uomini e delle donne che lavorano per le istituzioni dovrebbero dimostrare un maggiore rispetto. È capitato già altre volte che questo sindacato, anche nei confronti dell'istituzione del Parlamento, lanciasse le sue invettive e le sue gravi, gravissime offese. Penso che in questo caso si sia davvero superato il limite e auspico da parte sua, signor Presidente, la presa di coscienza e anche la stigmatizzazione necessaria nei confronti delle istituzioni in generale, ma in particolare di chi, con la scusa di rappresentare dei lavoratori, supera davvero il limite del rispetto delle istituzioni. Grazie. Grazie, senatrice. Allora, l'Assemblea è convocata per martedì 2 aprile 2013 alle ore 15 e si dà lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta. Discussione del documento relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10 bis comma 6 della legge 31 dicembre 2009 numero 196. La seduta è tolta.